Piaggio MP3 LT 300 Sport. Lo stiamo provando in questa configurazione pensata per la stagione fredda. Abbiamo quindi il parabrezza maggiorato, le manopole riscaldabili con muffolone antivento e la copertina che è riscaldabile e con interno di pelo. Un mezzo solo per la città? Vedendolo così accessoriato ci viene da pensare che potremmo anche andarci in montagna. Partiamo quindi per la nostra gita fuori porta, con la missione di sfatare il mito del tre ruote utilizzabile solo in ambito urbano e per testare l'efficacia degli accessori che Piaggio ci ha messo a disposizione. Il nostro MP3 è allestito con un parabrezza maggiorato, bello alto e realizzato in materiale antischeggia. Poi abbiamo le manopole riscaldabili, regolabili su 4 intensità, le muffole impermeabili e la copertina impermeabile con kit di riscaldamento, anch'essa regolabile su 4 livelli di calore. Si fissa il guidatore con una cintura dotata di velcro, di modo che resti ben aderente senza svolazzare. Io, motociclista dura e pura in moto tutto l'anno con ogni clima, devo ammettere che appena accesa la copertina ho pensato che non ne avrei mai più potuto fare a meno. Il nostro viaggio procede quindi decisamente al calduccio, anche quando cominciamo a salire e in lontananza scorgiamo la neve. Le muffole e la copertina non limitano i movimenti, se non nelle manovre a manubrio stretto, ma ci si fa presto l'abitudine. Il nostro MP3, il 300 LT Sport, costa 7.790 euro. Per tutti gli accessori montati bisogna aggiungere circa 700 euro, ma non fanno parte di un kit, possono quindi essere acquistati separatamente a seconda del vostro grado di freddolosità. Fortunatamente siamo sulla via della bella stagione, ma per il prossimo inverno mai più senza accessori caldi. Anche a livello dinamico il nostro MP3 si comporta più che bene. Una volta presa dimestichezza, col peso importante sull'asse anteriore, fastidioso solo nelle manovre, ci si può godere belle pieghe anche sui tornanti di montagna. Manca un poco di allungo e la velocità di punta non è da supersport, ma dalla sua un comfort senza eguali anche su pavé e terreni sconnessi. Le sospensioni lavorano alla grande e si sa, doppia ruota vuol dire doppia sicurezza. Sicurezza coadiuvata anche dalla presenza di ABS e controllo di trazione di serie sull'MP3, che se la cava davvero bene in ogni situazione. Una volta arrivati ai piedi delle piste da sci, lo parcheggiamo senza timore anche in pendenza, grazie al blocco delle sospensioni e al freno a mano di sicurezza, e ci godiamo la nostra giornata in montagna. Il viaggio è stato confortevole come in auto, col divertimento delle due ruote e la sicurezza delle tre.